Sì, è stata una partita molto, diciamo, intensa. Loro hanno avuto le occasioni soprattutto nel primo tempo e noi abbiamo anche avuto tante altre che magari non sono arrivate. Abbiamo fatto una bella gara, tante opportunità non sono arrivate a concludersi bene, però siamo stati in partita. E penso che possiamo fare meglio, meglio ancora. Dobbiamo continuare a lavorare con testa bassa e con umiltà perché questo è un campionato molto difficile. Sì, no, bravo, padre, quel salvataggio è stato fondamentale. No, molto bene, lui è un bravissimo giocatore, soprattutto una bravissima persona anche, quindi penso che in questa squadra tutti possono giocare, si è visto, entra, subentra un altro e tutti fanno bene. Penso che il fatto che c'è una mentalità di squadra fa che ognuno sappia il lavoro che deve fare. Sì, no, non sarà facile, ovviamente qua siamo in casa e dobbiamo imporre il nostro gioco, però Spezia è una squadra molto difficile, attrezzata per entrare in playoff. Con grandissimi giocatori e quindi dobbiamo fare una gara intelligente e mettere del nostro e non lasciare a loro di fare il suo gioco. Sì, veramente. Spezia, ovviamente nel calcio uno ha momenti di difficoltà, però sono stati tanti momenti felici a Spezia, diciamo, abbiamo fatto grandi imprese, siamo entrati questi 3 anni in playoff. E quindi ricordo a Spezia, lo porterò sempre nel mio cuore perché è una società molto seria che lavora molto bene. E ad Ascoli ho trovato quella sincronia, veramente quello mi è piaciuto tanto perché vedo che la società ad Ascoli sta crescendo tantissimo ogni giorno e quindi ora mi devo a questa maglia, è un onore per me indossarla e dobbiamo fare di tutto per vincere la partita. Sì, loro c'hanno la forza di una squadra che gioca bene al calcio, gioca bene calcio, e c'hanno davanti Galavino, Bocquereche, Vidaoui, che sono giocatori per la categoria molto bravi, anche magari di Serie A, e quindi dobbiamo stare molto attenti perché non è facile giocare contro di loro, ma noi abbiamo anche le nostre caratteristiche importanti e dobbiamo far valere più queste. Siamo molto contenti per ritrovare il nostro Bomber, veramente lui si lo merita tanto come persona ma anche come giocatore perché è sempre dal 100% in tutto quello che fa. E veramente ho sentito l'intervista di Rossetti che ha detto che si sentiva veramente come stavamo in casa e è stato veramente così perché questo urlo del gol di Ardemagni è stato molto sentito e ha zittito lo stadio del Pescara. Sì, sono soddisfatto. Grazie a Dio ho potuto giocare le mie partite. Ovviamente penso che sempre uno può far meglio, sto crescendo. L'anno scorso che non ho giocato quasi nulla. Mi ha costato all'inizio magari entrare in ritmo, per ora sto ritrovando il ritmo e quello mi fa sentire molto bene anche. Io penso che se continuiamo a lavorare come squadra ci sono delle opportunità grandi, possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti, però abbiamo visto che quando magari non facciamo le cose nel modo giusto, ci sono partite come quella del Padova che le cose non riescono a uscire come vogliamo. Quindi dobbiamo essere molto attenti perché come hai detto tu è una classifica molto corta, sei a un punto da lì su ma anche dietro sono lì, quindi secondo me dobbiamo crederci fino alla fine, questa è la mentalità della squadra e cercare di ogni partita dare il massimo come squadra, penso che lì ci toglieremo soddisfazione.